Oggi è un giorno importante per Cerenti e sono orgogliosa di rappresentare i miei concittadini, perché dopo lunghi accordi e incontri con la provincia, oggi veramente abbiamo firmato una sottoscrizione dove in questo accordo la provincia si fa interamente carico di chiudere tutte le fasi della progettazione per la nostra variante di Cerenti. È un momento molto importante perché effettivamente in questa giornata la provincia si è impegnata a concludere tutte le fasi della progettazione con una data certa che è il 29 febbraio del 2012. La precedente amministrazione di Cerete, per iniziare questo iter della progettazione, si era fatta carico di circa 35.000 euro di soldi proprio del comune di Cerete per iniziare questa progettazione. Quindi credo che come Cerete, nel piccolo bilancio che abbiamo, abbia già contribuito in modo importante a contribuire proprio per far capire quanto è importante questa viabilità. Per realizzare questo, devo ringraziare doverosamente tutti i sindaci dell'Unione, in modo particolare il presidente Gianni Schiavi, perché ci hanno sempre sostenuto e a tutti gli incontri che abbiamo fatto in provincia sono venuti sempre tutti, e anche la comunità montana, in modo particolare l'assessore Ferrari Francesco e il presidente Eli Pedretti. Con il coinvolgimento di più enti si ottengono i risultati. Beh, questo rientrava tra gli accordi politici programmatici Comunità Montana Unione, per cui nel nostro programma, tra virgolette, elettorale, prioritario risultava questo intervento, un intervento che va a soddisfare o andrà a soddisfare non solo le esigenze di Cerete, ma tutto il veicolo che transita sul tratto Val Borlezza, quindi Clusone-Lovere. È sicuramente un momento importante, un passo sicuramente decisivo. Naturalmente auguriamoci che i tempi siano migliori anche in futuro per finanziare quest'opera. Concluso questo appuntamento con Cerete, la Comunità Montana guarda con interesse un altro appuntamento e non disdegna anche di seguirlo con assoluta priorità, è l'appuntamento con la variante di Ponte Nossa. Con Capetti ne abbiamo parlato, risulta importante verificare alcune fattibilità, ma sicuramente, come abbiamo fatto squadra per quanto riguarda Cerete, faremo squadra anche per quanto riguarda la variante di Ponte Nossa. Schiavi, questo è un intervento importante, un'infrastruttura che potrebbe cambiare la viabilità di tutto il territorio dell'Unione. Sì, la tangenziale di Cerete Basso è una priorità che va risolta perché è un tappo che in effetti causa problematiche non indifferenti. L'Unione Comuni si è mossa compatta per aiutare Cerete a arrivare a questa soluzione. L'Unione Comuni, in effetti, oltre che a gestire i servizi, deve essere un ente proponente per cercare di valutare a livello sovracomunale quelle che sono alcune soluzioni che bisogna dare al territorio. La criticità di Cerete andrà risolta con questo intervento. I tempi, come è stato già detto, non saranno certi, nel senso che bisognerà capire un attimino come portare a casa le risorse, però è sempre importante avere i progetti a disposizione. Senza la progettualità esecutiva non si può neanche andare a chiedere le risorse. Quindi siamo arrivati a questo. L'Unione Comuni ha altre criticità, stiamo cercando anche per altre criticità di arrivare a delle soluzioni con della progettualità esecutiva e non disdegniamo di riuscire a portare a casa anche queste altre progettualità.